Black Fox, Tarlo, BF 713. Bentornati sulla sezione del mio canale dedicata al mondo dei coltelli e del bushcraft. In questo video vi parlerò del coltello Black Fox Tarlo BF 713, prodotto dalle coltellerie Fox, azienda di Magnago con cui collaboro da molti anni. Quando ho progettato il Tarlo nel 2016 avevo in mente un coltellino a lama fissa leggero e compatto che scomparisse quasi letteralmente fino al momento del bisogno, efficiente per tutti i piccoli lavori quotidiani, ma anche utile in caso estremo di emergenza o addirittura di sopravvivenza. Il progetto del Tarlo nasceva infatti dalla richiesta di un fotogiornalista che lavora spesso in luoghi inospitali e che deve portarsi dietro una grossa mole di attrezzature, il quale aveva bisogno appunto di uno strumento da taglio con queste caratteristiche. Il Black Fox Tarlo BF 713, realizzato dalle coltellerie Fox di Maniago, risponde perfettamente alle caratteristiche del progetto iniziale. Il coltello ha una lunghezza totale di 170 mm e un peso senza fodero di appena 80 grammi. Il Black Fox Tarlo è quindi un piccolo mangialegno, esattamente come l'omonimo insetto da cui prende il nome. Il coltello ha una lama drop point con bisellatura full flat e finitura satinata in acciaio inossidabile 440C, temprato a 57-59 HRC, lunga 70 mm e spessa 3,5 mm. Pur essendo piccola, la lama del Tarlo BF 713 permette tutte le lavorazioni necessarie, come l'intaglio del legno, nel corso di un'escursione. La punta del piccolo Tarlo BF 713 è acuminata, ma nello stesso tempo molto robusta, ed è ideale quindi per praticare fori ed incisioni su tutti i materiali. Può inoltre essere utilizzata con successo da operatori esperti anche nelle attività venatorie. Il dorsolama del Black Fox Tarlo BF 713 è stato lasciato appositamente piatto ed è quindi utilizzabile per l'uso di un acciarino. Le geometrie e la tipologia di acciaio utilizzato permettono all'utilizzatore una facile ravvivatura del filo sul campo, con un piccolo affilatore dedicato, ma anche in caso di emergenza, con una comune pietra levigata. L'impugnatura è costituita dal codolo stesso del coltello, avvolto da un tratto di corda in nylon lungo circa 150 cm. È progettata in modo da consentire una presa salda, ma è sicuramente meno comoda di un'impugnatura classica con le guancette, soprattutto per attività pesanti e prolungate. Per questo motivo, se si srotola il paracord del Tarlo BF 713, vi sono vari punti di fissaggio ricavati nel codolo e c'è la possibilità, ampiamente sperimentata già in fase di collaudo, di utilizzare il paracord che avvolge il codolo per fissare il codolo stesso all'interno di un corto bastone di legno, ricavando così un manico rudimentale ma comodo e sicuro con cui fare poi lavori anche pesanti e prolungati. Tale realizzazione è fattibile in pochi minuti una volta appresa la tecnica. Con un bastone più lungo si può fare allo stesso modo una lancia di emergenza. Ovviamente poi c'è anche la possibilità di sostituire il paracord nero con un paracord di colore diverso se lo si desidera. Il Black Fox Tarlo BF 713 viene fornito con un pratico fodero in kydex per il porto alla cintura, sia in posizione verticale che orizzontale. Il fodero garantisce una tenuta sicura, senza rumori di scuotimento durante il porto, ma allo stesso tempo l'estrazione del coltello non presenta difficoltà. Sulla parte terminale interna del fodero è presente un foro per lo scarico dell'acqua e dell'umidità. Il fodero è dotato di un passante mobile largo 35 mm che permette l'aggancio e lo sgancio rapido alla cintura. Il coltello, grazie alle sue dimensioni e al peso ridotti, è trasportabile, oltre che alla cintura, anche nella tasca di una giacca o dei pantaloni, oppure nella tasca di qualsiasi zaino, anche di piccole dimensioni.
Il Black Fox Tarlo BF713 viene utilizzato da molti escursionisti, sia come coltello principale per escursioni brevi o, al contrario, per viaggi zaino in spalla molto lunghi, quando ridurre peso e dimensioni dell'attrezzatura diventa un fattore importante. Inoltre viene usato come coltello di backup, da usare in caso di rottura o smarrimento del coltello principale. Bene, spero che questo breve video sia stato interessante ed utile. Ringraziandovi per l'attenzione, vi invito ad iscrivervi a questo canale, a postare i vostri commenti e a visitare il sito Fox per scoprire tutti i coltelli da me disegnati e in generale tutti i coltelli prodotti dall'azienda di Maniago. Un saluto e a presto!